Poi giriamo. Ma come vuoi i cubetti? Vanno benissimo. Vanno bene così? Sì. Ecco qui. Allora, siamo con il nostro Raffaele Lenti, ma Raffaele vi posso assicurare non è lento per niente, perché voleva cucinare, voleva andare avanti, ha detto Raffaele vai piano perché altrimenti i nostri telespettatori si perdono il tutto. Oggi abbiamo deciso di fare i cannoli di crepe alla boscaiola. Ricordiamo, per fare i cannoli serve latte 500 grammi, 4 uova, farina 00, grammi 225, grammi 25 di burro fuso e un po' di olio extravergine d'oliva. Allora, facendo un riepilogo, io ho iniziato a preparare la farcia. Ho fatto fondere del burro, ho fatto la salsa di cipolla e ho unito ai funghi. Però tu tanto napoletano non lo sei però, sono un po' di anni. Perché dall'accento non ci sei tanto sto napoletano. Allora, tu hai detto per il ripieno quindi, eccoli qua. Allora, i funghi. Funghi 700 grammi. Pane casareccio 300 grammi, 150 grammi di latte, 80 grammi di parmigiano grattugiato, 100 grammi di mozzarella, mezza cipolla bianca, 50 grammi di burro, un po' di sale, un po' di pepe e un po' d'acqua. Tutto questo. È ovvio che la mozzarella la uniamo quando la farcia sarà fredda, altrimenti esce un pastrocchio. Ah. Ora inizia la fase più importante, cioè la mantecatura della farcia. Andremo ad usare il pane casareccio, che è un sistema molto utile pure per smaltire un po' tutto il pane. Ma io volevo avanzare il giorno prima. Sì. Un po' lo stesso concetto del polpettone, più o meno per capirci. Ora lo bagno con un po' di latte. Perfetto. E poi lo vado a unire alla farcia. Ok. Poi per fare accorpare un po' tutti gli ingredienti, uniremo un goccio di acqua. O nel caso si avesse del brodo vegetale, andrebbe bene pure il brodo vegetale. Tu vorresti dell'acqua, però l'acqua, noi l'acqua. L'acqua ce l'ho io, io ce l'ho tutto. Non l'avevo. Io ce l'ho tutto. Che domanda che faccio pure io. Allora. Ah, tu già. Ah, lo vuoi mettere subito? Sì. Ah, scusa, pensavo. Vado a mettere subito perché i funghi ormai sono arrivati a cottura. Ok. Eccola, quindi metti tutte le. Ecco qui. A questo punto qui faccio insaporire un po' il pane. Appena il pane si è insaporito vado ad unire l'acqua. Ripeto, del brodo vegetale qualora lo si avesse. Ecco, guarda. E così. Ecco fatto. E quanto tempo deve stare lì? 3-4 minuti ancora e la farcia è pronta. La facciamo raffreddare e poi uniamo la mozzarella a dadini, dei perfetti dadini che hai fatto. La metti adesso o dopo? Tra poco. Quando sarà fredda. Se volete vedervi la ricetta lo possono vedere sul nostro sito, se dovessero perdere qualche passaggio. Io adesso volevo far vedere invece, eccolo qua, il nostro attrezzo, che oggi però questo non ti serve. Non lo possiamo dire. 894-003, 90 secondi a vostra disposizione, non lo posso dire perché altrimenti potrebbero indovinare. Che cosa serve? Serve a pulire le scodelle numero 1 oppure a girare le frittate. 894-003, 90 secondi a vostra disposizione per vincere il robot. Eccolo qua, mettiamo, posiamo. Sembra qua ridono, non come, perché ridono secondo te? Allora, questo così però non si vede, lo mettiamo qua così allora, perché se no non si vede. Vai. E scusa, la pancetta quando è che la metti? La pancetta ci servirà per la salsa. Ecco, per la salsa, perché noi dobbiamo fare anche la salsa. Sì, normalmente la boscaiola è fatta con la pasta, quindi automaticamente si fa la salsa e si manda con la pasta. Ma noi possiamo fare intanto la salsa mentre stai facendo quello oppure no? Sì, come no? Possiamo fare? Allora, per fare la salsa, quali sono gli ingredienti? Allora. Porro numero 1, quindi un solo porro, poi abbiamo la pancetta grammi 150, i piselli grammi 300, un litro addirittura di panna fresca e un po' di olio extravergine d'oliva. Sì. Allora. Cosa mettiamo all'interno del pentolino? L'olio abbiamo. Olio extravergine d'oliva, quanto basta. Senti, quindi dicevi che non è tanto toscana. No, non è tanto, cioè tutti alludono alla Toscana per la presenza massiccia dei funghi nel piatto. Sì. Però poi è un piatto che lo si trova in tutta Italia. Sì. Ovviamente nel meridione è fatto in un modo e nel nord Italia è quindi fatto in un altro. Quindi non c'è una vera ricetta, diciamo. No, assolutamente no. È una salsa composta e quindi come tutte le salse composte. Che mettiamo qui all'interno? All'interno è il porro. Ok. Che ho tritato prima. Ah, ma già l'hai tritato? Sì, già l'hai tagliato tutto? Perché è tantissimo. Ok. Basta? Ok, basta così. Ok. Quanto tempo deve stare all'interno? Guarda, facciamo dorare il porro e poi uniamo subito la pancetta. Che mettiamo? Ah, aspetta. Dobbiamo far. Io non ce l'ho più, eccola qui. Vai. Ce l'abbiamo. Okay. Lo vedi come diventa poi man mano il pane? Vedi, si è sciolto praticamente. Sì. La mozzarella la andiamo a mettere proprio alla fine, quando il composto sarà freddo. Ok. Ecco. Allora, siamo pronti, io posso andare a mettere allora la pancetta e il guanciale all'interno? Sì. Metto? Sì. Tutto? La metà. Ok. Mettiamo all'interno dentro. Senti, questo è un bel piatto però, Sì. È bello, bello ricco poi. È dietetico. Ecco Sai, qua. Questo è un ottimo piatto, cioè, scudendo la pancetta che e di dove... Ci
ci metto un altro po', no, non ci metto olio perché da qui perdo no, un po' d'acqua. No, perché la pancetta sì. Perdo un po' d'acqua, sì, quindi alla fine trasuda il suo grasso e quindi andremo a sfruttare pure quello. Ok. Questo è un ottimo piatto, escludendo la pancetta di dove usano le salsicce, anche per i vegetariani. Ah. Perché l'unica presenza di carne che abbiamo dentro è quella della pancetta o lì dove lo fanno in Nord Italia, la salsiccia. Quindi potrebbero, no, potrebbero proprio, un vegetariano potrebbe, sì, lo toglie, quindi non lo mangia direttamente. Sì. E quindi eccolo lì. Vabbè, perché la prevalenza, cioè, sono i funghi. Sono funghi, ecco. Sì. Allora, da qui cosa dobbiamo fare? Devo rosolare ancora un altro po'? Un altro po'. Allora io ti lascio qui rosolare. Okay. Quando sei pronto e quando devi mettere la mozzarella ci chiami. Però intanto sentiamo chi c'è al telefono. Non c'è nessuno al telefono? Gira, no. Gira. Ah, devo girare? No, devo girare. Ah, perché? Ma voi... Gira. Ah, pronto! Gira. Buon pomeriggio! No. Allora, da qua... Allora... Voi perché non vedete la gente che è dietro, però dicevo, gira, io avevo capito gira, dico gira perché sta bruciando, invece no, Gina, buon pomeriggio. Buonasera. Ma eccoci qua, Gina. Allora, buonasera. Complimenti, ha vinto il robot perché ha risposto in modo corretto, ha detto che serve a pulire le scodelle. Sì, sì. Vabbè, era semplice oggi. Certo, facciamo la come su. Quindi... Ah, Gina, io qui sto bruciando tutto. Siamo qua adesso, eccolo qua, facciamolo allora, vedere. Ecco qua. Questo praticamente dovremmo. Ecco, facciamolo vedere perché giustamente per pulire la scodella si utilizza questo. Guarda come pulisce bene. Va. È un'associazione qua. Questa è una... Gira. Gina. Gina, da dove ci chiama? Dalla Sardegna, dalla dove? Provincia di Nuoro. Ah, che bella la Sardegna, facciamo un applauso. Bella la Sardegna, bella anche tutta la parte di Nuoro. Senta Gina, che cosa cucinerà questa sera? Non ho idea. Allora. Non l'abbiamo Non l'abbiamo fatto venire un po' di voglia di fare le crepe alla... Sì, stavo proprio pensando, ma non ho i funghi, quindi... Non hai funghi? Facciamo no. Senza. Ma lei sa che possiamo farli senza? Senza non possiamo fare, però i funghi... Ah sì, probabile. No, ma sa che i funghi li possiamo coltivare anche a casa? Certo, lo so. Ah no, lei mi doveva dire, no, non lo so. Non lo so, scusa, me lo faccio vedere. No, scherzo, Gina. No, Dio, lo sai in che modo possiamo coltivare i funghi a casa? Adesso lo facciamo vedere. Intanto abbiamo messo anche i piselli all'interno. Gina, buon pomeriggio. Grazie. Arrivederci. Grazie. Forte. Allora, gira. Come si divertono i ragazzi qua. Allora, guarda che bella. Ma scusa, io ho paura di lasciarti perché qua si brucia, no? No, ci penso io. Ci pensi tu. Allora, adesso torno da te quando vai a mettere la mozzarella. Vediamo che Raffaele ha concluso il piatto. Come l'hai finito? Bellissimo questo piatto. Allora, questo sono stato gratinato al forno e poi poggiare sulla salsa. Ma io mi domando, come mai quando vado via da lì riuscite a fare sempre le cose fatte bene? Non sbagliare. Farti vedere le cose. Sono io che sbaglio qualcosa, non ho capito. Grazie Raffaele per essere stato con noi. Sera.